Un'ondata di proteste sta attraversando la Georgia per i risultati delle elezioni parlamentari dopo la vittoria del partito già al governo, Sogno Georgiano, visto da molti come vicino a Mosca. Migliaia di cittadini si sono riuniti nei pressi del Parlamento a Tbilisi lunedì sera con bandiere georgiane e dell'Unione Europea per manifestare contro quelle che la presidente del paese, Salome Zurabishvili, sostiene essere state elezioni truccate con l'aiuto della Russia. Non avete perso le elezioni, hanno rubato il vostro voto e hanno cercato di rubare il vostro futuro, ha dichiarato Zurabishvili. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno sollecitato indagini approfondite sui risultati delle elezioni di sabato. Il Cremlino ha respinto le accuse di interferenza e il suo portavoce Dmitry Peskov ha contrattaccato dicendo che è stato l'Occidente a cercare di influenzare il voto, descrivendo l'invito di Zurabishvili ai georgiani di unirsi alle proteste come un tentativo di destabilizzare il paese. La manifestazione si è conclusa pacificamente dopo alcune ore.